data degli anni 80 questa cosa. Addirittura? Sì. Posso? Sì, sì, devi, sei tu il padrone. Il piatto è il tuo, io ti sto solo aiutando. Parla, 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 raccontaci. E alla fine insomma mi sono trovato, scherzando, scherzando, mi compravo i primi libri, no, del grande Gualtiero, iniziavo a studiare le tecniche di cottura. Così, no, provando, ho provato per anni, dopo mi sono laureato, ho fatto il mio mestiere di odontoiatra. Ah, lo fai ancora? Sì, faccio chirurgia e patologia orale al Policlinico. Policlinico a Napoli? A 6 secondi ogni tanto vado lì, però ho il mio studio privato da Rendino. E quindi però il sabato e domenica dedico solo alla cucina. Addirittura? Solo alla cucina. Con le lenti, cose varie. Come non possiamo, quello sì, che serviamo noi. Allora, dobbiamo mantecare un attimo. Sì, sì, allora manteca tutte e due, perché questa va dentro. Ok, per un po' di i miei ragazzi si occuperanno di servire la parte di là e noi serviamo la parte di qua. Sì, dopo di burro modificato, mettiamo del misto di parmigiano e pecorino. Poi dopo devi fare anche questo, eh? Quello lo tiriamo dentro e poi per gli ospiti qua lo fai anche di qua, ok? Certo. Mi serve un po' di quella. Posso prendere un po' di acqua? Quella. Prenditi questi due. Metti anche un po' da. Ora mantechi anche questo, eh? Ora devi fare la stessa cosa, okay, anche in perfetto. E poi noi diamo gli assaggi. Va bene. Luca, passala dentro, mandami un ragazzo qui. Sì. Vabbè, ma tanto lo facciamo noi per gli ospiti. Mi ha acceso il fuoco, è acceso qui? Sì, sì, lo fanno loro, non preoccuparti, okay, vai perfetto. Dietro. Bene. Facciamo, mantechiamo la nostra. Ok. Mamma mia, signori. Non sapete che profumo, penso che arrivi anche da voi. Arriva, profumo mediterraneo, diciamo io. Profumo mediterraneo. Dai. Allora, fa la stessa cosa che ha fatto di là, perciò olio, basilico, burro chiarificato, che io metto subito vicino alla parete, no? Sì. Che la parete della ghisa è calda. Calda, questo vabbè, rimane calda. Rimane calda. Misto di pecorino e parmigiano. Misto di pecorino e parmigiano e poi lo metti sui piatti che ti faccio. Sì. Ok. Un po' d'acqua di cottura. Un po' d'acqua di cottura, vedete che a cosa serve. Avete visto? Io lo sapevo. Ok. Abbondante basilico. Abbiamo il profumo della Campania. Bene. Mediterraneo, no? Allora, impiattiamo? Sì. Certamente. Questo è un impiatto che si vede poco in giro, ma io ve lo faccio vedere, eh? Allora. Bellissimo. Cocottina per fare la porzione. E via. Forza, prendete la forchettina, prego, e prego. Assaggiate, vai, prendi anche tu la tua cocottina, la pizza. E assaggiate lo scarpariello. La pizza non c'è.